Sei pronto, Ira? Attento! Tira pure! No, non va bene, Taki. State a sentire, ragazzi, voi pensate ai vostri piedi e ai vostri calci, ma non pensate a me che devo parare i colpi da un lato e da un altro come fossero saette. Credo che tu abbia ragione, Uira, ma pensiamo di essere molto indietro rispetto a Misugi. Dobbiamo studiare bene come si tira, capisci? Però anch'io non ho molto tempo da perdere. Sì, ma non ti arrabbiare, Uira. Devo pensare anche a me, capisci? È matto. Dici che sono matto? Oh! Ti saluto, Tamai. Ah, venga, signor Matsuki. Come va? Sei fatto del male, vero? No, sto bene, signore, invece benissimo. Allora, meglio così, stai sempre attento. Dimmi, Tamai, perché non vuoi che venga a vederti quando fai l'allenamento? Semplicemente perché i miei tiri non mi sembrano ancora del tutto studiati a dovere, signore. Allora capisco. Mi vuoi spiegare come hai avuto questo pallone? Come l'ho avuto? È il regalo di mio padre il giorno del mio compleanno. Mi stai dicendo la verità? Questo pallone ha un grande valore per un giocatore. Un valore? Ma cosa dice? Questo è un lavoro di Shin Nagata, un grande artigiano costruttore di palloni. So che era un costruttore di palloni, perché lei lo conosceva, forse? Certo che lo conosco. Nagata si è occupato moltissimo di me quando ero all'università. Era un maestro di fama mondiale. Ed era difficilissimo anche per un giocatore importante avere un suo pallone. Infatti lui era buono, ricordo che fu gentilissimo con me e un giorno me ne regalò uno fatto da lui. Ti confesso che mi piaci perché ti dedichi interamente al calcio e posso dirti che un giorno diventerai un giocatore molto importante, credimi. Grazie. Tu diventerai un bravo calciatore, ma per esserlo del tutto dovrai lavorare molto e saper vivere come un giocatore di terza categoria. Non so se sei in grado di capirmi. Poi capirai. Ti ricorderai di me, prendi questo pallone. Credo che capirai, Shingo. Anche tu sei un giocatore di terza categoria. Mio padre mi raccontò che era un buon amico di questo Nagata, signore. Ah? Davvero, Shingo? Per questo hai la palla? E quindi non deve per niente meravigliarsi se mio padre ebbe anche lui in regalo questo pallone. Però devo dirti che è stata una sorpresa per me sapere che tuo padre era suo amico. Sul serio hai intenzione di dire tutta la verità di suo padre a Shingo? Vedi, mi sembra che Shingo viva per il mondo del calcio. Penso che a questo punto sia molto importante dirgli come stanno le cose. Potrebbe sapere tutto da altri ed allora sarebbe peggio. Tu non lo capisci questo, Kimi? Lo capisco, invece, e non sono per niente d'accordo con te. Può darsi che sia io ad avere torto, ma credo che adesso sia il momento di raccontargli la verità. Ti ringrazio tanto, cara, di esserti per tanto tempo presa cura del ragazzo e di averlo cresciuto sano. Benvenuto, signore. Oh, ma il signor Matsuki! Salute a lei, signor Tamai. Entri, prego. Non vorrà mica rimanere sulla porta. Perché non entri anche tu? Mio padre ti offrirà un piatto di buonissimo suki, credimi. Non crederei di cavartela con un piatto di suki. Per il compito dovrai darmi del denaro. Ah, va bene, signorina. Pagherò. Quindi se mi dai del denaro, domani ti insegnerò matematica e inglese. Allora d'accordo, le farò un assegno, eh?
Bene, quello di cui mi raccomando, signor allievo, è che insieme al gioco del calcio lei si preoccupi un po' di più della scuola. Me lo promette? Sì, glielo prometto. Studierò di più. Allora d'accordo. Ci vediamo domani. Ciao, sei una brava ragazza anche senza il Suki. Non lo sapevi, forse? Va bene, è una bella sorpresa sapere che anche lei era un caro amico di Nagata come lo ero io. Non dimenticherò Nagata per tutta la vita. È stato molto buono con me e ho imparato molte cose da lui. Questo perché era un uomo del tutto eccezionale, un uomo come se ne trovano pochissimi al giorno d'oggi. Allora noi abbiamo qualcosa di strettamente in comune, signor Matsuki, e credo che potremo essere davvero molto amici. È vero, cara? Sì, caro. Sono molto contenta di sapere che era un amico di Nagata. E perché... Allora non... Perché non chiediamo a lui? Tu mi capisci, Otokiki? Sì, ho capito, ma non so che cosa dirti, cara. Ci scusi tanto, signor Matsuki. Prego. Non abbiamo ancora detto niente a Shingo. Ma Shingo non è nostro figlio, signor Matsuki. Il ragazzo è figlio di Nagata. Shingo è figlio di Nagata. Prima vivevamo ad Asakusa e Nagata era nostro vicino. La signora Nagata era morta dopo la nascita del ragazzo e noi ci eravamo molto affezionati a Shingo. Siamo stati per molto tempo cari amici di Nagata. Sapevamo che era molto difficile per un vedovo doversi occupare di un bambino così piccolo e quindi mia moglie ebbe cura di lui. Lo prendemmo come fosse nostro figlio. Vi capisco, signori. Credo che questo sia accaduto 3 giorni prima che Nagata morisse. Stavamo tornando a casa dopo una gita. Guarda com'è carino Kimie questo bambino e come dorme bene. Apprezzo veramente tutta la sua gentilezza, signor Tamai. A noi fa molto piacere tenerlo un po'. Noi non abbiamo figli e anche mio marito li vuole molto bene. Signor Nagata, vorrei dirle una cosa. Vorremmo adottarlo questo bambino, se lei è d'accordo. Ma cosa sta dicendo adesso? Parlate piano, che potrebbe svegliarsi. Mia moglie è morta per salvare la sua vita. Il medico ce lo aveva detto. Io voglio dire che sua madre ha donato la propria vita per quella del ragazzo. E come posso farvelo adottare? Pensate voi a fare un figlio, allora comprenderete che cosa rappresenti per un padre. I figli non si cedono, non sono né un gatto né un cane. Certo, ma non credo che noi potremmo avere un figlio. Siamo sposati da 5 anni e ancora non ne abbiamo avuto. E allora andate ad adottarne un altro. Ve ne sono di ragazzi orfani completamente. Ora finirete con lo svegliarlo. Non posso darvelo, ma se dovesse accadere, credo che voi sareste dei buoni genitori. Come sapete, io sono molto malato e ho continuamente necessità del medico. Purtroppo è così. Non avrò una lunga vita. Ma che sta dicendo? Ero piccolo a Nagasaki quando lanciarono l'atomica. Sono cresciuto ammalato. Anche i miei sono morti e presto morirò anch'io e voi potrete avere mio figlio. Accadde quello che ci aveva detto. Aveva vissuto col peso di quella bomba atomica sul cuore. Capisco, signor Tamai. Speravamo che ciò non avvenisse, ma purtroppo accadde come agli altri. Tanti altri che erano là in quella città che fu bombardata. Signor Nagata, ma lei ora deve riposarsi, lavora troppo, deve pensare a curarsi, altrimenti non potrà continuare così. Lei fabbrica palloni e il calcio giapponese ha molto bisogno di lei. Se continuerà con le cure, vedrà che le sue malattie passeranno tutte. Una bella battuta, molto spiritosa la sua. Ma mi creda, io non sto scherzando. Sto lavorando per me e per mio figlio e quando Shingo sarà grande gli dirò... Quando avrai preso una decisione, dedicaci tutto te stesso. Diventa qualcuno ed allora ti stimeranno. Fabbrico solo dei palloni. Ma chi mi conosce mi stima anche per questo. Non è necessario nella vita fare cose grandi. Lasciamole fare ai geni. Facciamo piccole cose magari, ma che siano utili. Non aveva una buona salute quell'uomo, ma dentro di sé racchiudeva un'anima grande e sensibile.
Oggi il suo stesso sangue scorre nelle vene di Shingo. Dal padre ha ereditato il grande amore per il gioco del calcio. E caro signor Matsuki, lei lo sa, buon sangue non mente. Shingo ha il calcio da se stesso. Shingo non sa che è figlio di Nagata. Crede che noi siamo i suoi genitori, ma non gli abbiamo ancora detto niente. Ascolti, signor Tamai. Mi dica. Grazie ai vostri sacrifici, Shingo è cresciuto sano e forte. E so anche che vi ama molto. Di questo Nagata ne sarà tanto felice. Avete fatto tutto per lui. Siatene molto fieri. Grazie anche a lei. Nagata mi diceva sempre, diventa un bravo giocatore e cerca di essere umile. Considerati di terza categoria, anche se sarai il più bravo, non montarti mai la testa. Allora non capivo che cosa volesse intendere, ma quando crescendo la vita mi ha dato esperienza, allora ho capito tutto. Ora più che mai intendo che cosa volesse dire Nagata. Mi dedicherò più che mai a Shingo, Otokiki. E di questo ne sono orgoglioso. Mi creda, signor Tamai, farò tutto il possibile per aiutarlo. Grazie, signor Matsuki. Le sue parole mi rendono felice. Creda, mi rendono tanto felice. Anch'io la ringrazio di quello che ci ha detto. Le sono riconoscente. Stia tranquillo, signor Tamai. Le prometto che farò diventare Shingo uno dei migliori giocatori. Grazie, carissimo amico. Allora mio padre era Nagata. Shingo! Devi dedicarti completamente al gioco del calcio con lo spirito che avrebbe desiderato Nagata. Questo lui voleva, questo desiderava per te. Nagata mi disse di diventare un giocatore di primo piano, ma di sentirmi umile come un giocatore di terza categoria. Non si può diventare dei campioni solo imparando la tecnica di gioco. Bisogna capire il mondo perché si vive nel mondo. Capisco. Potresti essere un giocatore che impressiona il pubblico per la sua bravura, ma questo non è sufficiente. Tuo padre chiedeva di più, molto di più. Chiedeva che tu diventassi un campione, ma nello stesso tempo anche un uomo, un essere che vive insieme agli altri esseri. Nella vita è necessaria la capacità, ma anche la saggezza, il coraggio, l'amicizia e anche l'umiltà. Sono tutte cose che messe insieme formano l'uomo. Certo. La ringrazio, signor Matsuki, di avermi detto tutto questo, di avermi fatto comprendere. Io la stimo e anche tutti i miei amici la stimano come me. Sembra che i tuoi occhi siano quelli di Nagata. Ho saputo che lei ha assistito mio padre quando stava malissimo ed era morente. È vero, signore? È vero. Lo conoscevo ed era il meno che potessi fare per un caro amico. In quei momenti mi chiese di avere suo figlio vicino. Tu eri piccolissimo allora.
Ti presi quindi dalla casa dei Tamagli e ti tenne vicino tutto il giorno. Era felice tuo padre quando ti aveva con sé. Cosa fai? Oh! Credo che mio figlio non sia affatto un ragazzo come gli altri. Vedi come così piccolo riesce a tirare la palla? Certo, perché è un bambino robusto. Mio figlio ha l'anima del giocatore. Perché non mi regali quella palla? Non è possibile. Nagata, non scherzo, io ho bisogno di quella palla. Non posso dartela, questa è per Shingo. Perché? Per mio ricordo. Scusami. Stai male, Nagata? Ecco, Shingo, come mi trovai alla morte del tuo povero papà. Così per ricordo presi questa palla fabbricata per te. Quelle che facevano gli altri artigiani non erano molto buone. Le uniche eccellenti erano quelle fatte da tuo padre. Erano solide, ben cucite a mano e rimbalzavano. I palloni fatti da lui erano molto ben bilanciati, costruiti con un buon criterio e tutti i giocatori le ricercavano continuamente. Tuo padre diceva che occorre preparazione, che occorre preparazione in tutte le cose, anche per le cose che sono elementari. Ora devi allenarti intensamente se vuoi diventare un bravo giocatore, se vuoi fare onore allo spirito di tuo padre che ti ha amato. Spero che tu condivida quello che furono i sentimenti di quell'uomo nei tuoi riguardi, figliolo. Caro, sono preoccupata per Shingo. Purtroppo deve aver ascoltato quello che noi dicevamo. Ed ora la mia preoccupazione è che lui combini qualche grossa sciocchezza. Ma non devi pensarlo. Non mi aspettavo queste rivelazioni. Così la mia vera mamma è morta per me. E il mio povero padre, il suo spirito è dentro di me. Mi hanno tanto amato e il loro sangue scorre nelle mie vene. Farò loro onore. Non mi farò battere da Misugi. Sono tenaci, forti, lui e Kamioka, ma prometto ai miei genitori che riuscirò a superarli. Aota, i tuoi passaggi non sono precisi. Cerca di calciare con maggiore decisione. Devi metterci più impegno, capisci? D'accordo! Taki, quando tiri devi fingere di passare da Ota, invece passerai a me! Va bene! Capri, che succede? Shingo è in gran forma! Ehi, ragazzi, com'è che non riuscite a fare un gol? Siete 3-1, eh? Questo succede perché tu non sei buono a tirare, capito? Ma che dici? È la tua finta che non funziona e vuoi dare la colpa a me. Io devo ingannare Ohira e tu non mi aiuti per niente. Basta, ragazzi, non serve a niente incolparci a vicenda. Giochiamo! Ecco a voi! Quello che conta è riuscire a battere gli avversari e nient'altro, capito? Certo, Shingo ha ragione. Diamoci da fare. Pronto per l'attacco incrociato? Sono pronto. Pazzesco, era imparabile il tiro!
Sì, Tamai, è stato un tiro meraviglioso, forse irripetibile. Spesso non è facile andare a rete, ma questo è stato un ottimo tiro. Taki, Aota, voi siete convinti, vero? Certo. Aota, se riusciremo a giocare in questo modo non ci batteranno mai. Quello è stato veramente un ottimo tiro, ragazzi miei. Papà. Shingo, tu mi fai tanto felice quando mi chiami papà. Sei il mio papà e io sono tuo figlio. O tu ti chiedi? Sì, Shingo. Ti vogliamo bene e so che ce ne vuoi tanto anche tu. No, non è cambiato niente. È tutto come prima.